Sindaco, arrivano delle sollecitazioni dal mondo imprenditoriale, vuole rispondere, non so, magari li incontrerà? Sollecitazioni, a me sembra che siamo un po' tutti maestri nel fare le analisi, molto meno nel fare le cose. Ma l'intervista del Presidente di Assolombarda io leggo tanta analisi, non leggo soluzioni. Qualche mese fa ho chiamato il Presidente Spada dicendogli: guarda, credo che tu debba condividere il fatto che in questo momento la forbice che si sta creando tra inflazione che cresce molto e salari che non crescono è qualcosa su cui dobbiate mettere in mano. Credo che tu ne sei convinto. E lui dice: sì, perché non prendi alcuni delle società che partecipano al tuo sistema e che con una dimostrazione di buona volontà si propongono e propongono di, attraverso bonus, incentivazioni, insomma, di dare una mano. Certo, poi passano qualche giorno e mi chiama e mi dice: ma sai, non è così semplice, non ho trovato grande riscontro. Allora, siamo tutti bravi a fare le analisi, ma quando si viene chiamati a fare la propria parte, poi bisogna fare la propria parte. Scordiamoci che sia solo la politica. In questo momento io credo che, nel rispetto del grande ruolo dell'impresa a Milano, però io non vedo un atteggiamento di partecipazione al vero problema che c'è. È inutile che parlino di area B, eccetera, eccetera. Parlino del fatto che c'è una drammatica crescita dell'inflazione e i salari sono... Parlino di questi. Ci diano soluzioni su questi. Aiutano i cittadini milanesi in difficoltà su questi. Non è che si devono nascondere dietro l'idea dell'area B. Facciano la loro parte, con generosità. Noi siamo capaci tutti. Se queste sono le basi, cosa dobbiamo parlarci? Di nuovo di qual è della visione? L'addettino la visione, ci dicono cosa fare. Cominciano ad allargare un po' i cordoni della borsa, va, che magari serve per tanti a Milano.